Salve a tutti, qui è Sif199 e benvenuti ad un nuovo episodio di My Sif Creation. Oggi scopriremo altri due membri dei Toa Kakuno. Sono dei personaggi molto importanti nel video La Stella e l'Obelisco, quindi se non l'avete ancora visto andate a vederlo. E sono abitanti davvero particolari in quanto appartengono a quella strettissima cerchia di Bionicle che conosce dei particolari segreti di Aniga come i Kestora, La Stella e l'Obelisco, eccetera eccetera. Come sempre, consiglio di aver visto prima questo My Sif Creation, in quanto contiene informazioni importanti sui Toa Kakuno in generale, quindi in questo My Sif Creation darò per scontato che l'abbiate visto. Detto questo, andiamo a scoprire questi due Toa belli arancioni. Sono Toa Valic e Toa Kauka. Toa Valic è un resistente e forte Toa del ferro. Pertanto ha la capacità di controllare, creare e assorbire materiali metallici e diverse altre capacità riassunte in questa immagine. Valic è il vice dei Toa Kakuno, non tanto per sua scelta come ben sappiamo. Fortunatamente è un ruolo che non gli pesa, anzi lo porta avanti con onore, ma in modo meno rigido di Toa Natea. Questo Toa del Ferro infatti è, come dire, un bonaccione. È allegro, scherzoso, va d'accordo con tutti, anche con Makuta e altri Bionicle dalla parte dei cattivi, ed è sempre pronto ad aiutare e a far baldoria. A volte fa lo stupido, ma non lo è, anzi, è estremamente intelligente, creativo ed abile. Infatti il suo essere bonaccione in realtà è tutta una maschera per riuscire ad evadere dai sensi di colpa e dal suo passato, per sentirsi accettato e trovarsi qualcuno che gli voglia bene, per dimenticare la sua vecchia famiglia che ha egoisticamente abbandonato. Come scopriamo in La Stele e l'Obelisco, Valic è nato come uno dei tre Fematoran da collegare alla Stele della Creazione. Spaventato però dalle conseguenze del collegamento con la Stele, implorò Aniga di risparmiarlo. Il grande essere lo mise in stasi nello sgabuzzino, finché non fu risvegliato durante la Guerra delle Camere e proposto come futuro Toa Kakuno. Fu felice di aver trovato una nuova vita da Toa, seppellendo per sempre il suo passato da fantasma, ma ancora oggi agisce con i sensi di colpa per aver abbandonato ad un triste destino i suoi fratelli Kupru e Stanu. Valic, infatti, se li incrocia, è sempre a disagio con loro, ma non possiamo dire e viceversa, come abbiamo scoperto nel precedente My Sif Creation. I due fantasmi purtroppo hanno perso quella, tra virgolette, umanità, quindi non si preoccupano di queste cose, hanno altri pensieri, diciamo. Proprio per questo suo passato, Valic conosce molti segreti della mano di Sif ed è molto abile nel costruire e riparare. Questa sua evoluzione da fantasma a Toa è anche sottolineata dal suo nome. Valic, infatti, è un termine ungherese che a quanto pare vuol dire diventare. Anche il suo body design, che è molto particolare, suggerisce questo collegamento con i Fematoran. Come vedete dall'immagine, è un'evoluzione della struttura fisica dei fantasmi. In più, Valic è così perché si è ispirato al suo mentore durante l'allenamento nella Guerra delle Camere, ovvero Axon. I suoi due strumenti Toa, i pugni di ferro, sono palesemente ispirati alle mani dell'Ashamunito. Eh sì, quelli sono i suoi strumenti Toa, non le sue vere mani. Le sue vere mani sono queste. Parte del suo allenamento è stato imparare a staccarsi da solo le sue vere mani per indossare i suoi strumenti Toa. All'inizio è stato molto doloroso, ma col tempo è riuscito ad imparare un metodo senza farsi troppo male. A volte però si dimentica che ha delle vere mani e quindi tiene per lunghi periodi i suoi pugni indossati.
Tanto funzionano come mani in modo perfetto, sì, forse sono un po' grandi, ma Valik riesce ad utilizzarle al meglio, quindi contento lui. Con i pugni di ferro, Valik può sfruttare la sua grande forza fisica per colpire duramente i suoi nemici, anche canalizzando il suo elemento. Come ogni strumento Toa dei Kakuno, può esercitare il potere di una Kanoi, e in questo caso è la Kanoi Pakari. I pugni di ferro, dunque, quando il potere è attivato da Valik, forniranno un boost costante al Toa, permettendogli una forza sovraumana. Inoltre, rigenererà la forza fisica di Valik molto più velocemente del normale. Come ogni Kakuno, anche Valik rappresenta una classe degli RPG. Si potrebbe dare per scontato che è il tank, ma in realtà per lui ho scelto un'altra classe non molto comune, ovvero l'elementalista. Ma come Sif? Ma perché? Ma perché? Vuoi sapere il perché? Volete sapere il perché? Per la Kanoi che indossa. Valik, infatti, usa una Kanoi Tikaui, la maschera della sintesi, che consente all'utilizzatore di assorbire qualsiasi materiale solido non vivente che tocca per emularne le proprietà sul suo corpo. Valik può dunque, ad esempio, assorbire dei blocchi di cemento che tocca così che la sua armatura diventi durissima. L'entità della sintesi del materiale è proporzionale alla quantità di materiale assorbito. L'utilizzatore deve spendere energia per mantenere la forma sintetizzata e una perdita eccessiva di concentrazione diffonderà immediatamente il materiale nello spazio, causando un contraccolpo all'utente. Il danno inflitto all'utilizzatore mentre il potere è attivo si rifletterà su di esso e non sul materiale assorbito, e questi danni si abbatteranno quando l'utilizzatore e il materiale assorbito si separano. A Valik non importa molto se i Toa Kakuno sono frammentati, da Vice gli interessa solo che ognuno di loro faccia il suo dovere da Toa nel modo in cui lo ritengono migliore. Si sente amico con tutti i membri. Ma dall'altra parte non è la stessa cosa, anzi, a volte lo ritengono un po' invadente. Non lo dà a vedere, ma considera essere un Toa un gigantesco onore e prende molto seriamente questo ruolo. Per la creazione di Valik mi sono ispirato a diversi personaggi, tra questi Daruk di The Legend of Zelda. Toa Kauka è un Toa del plasma. Pertanto può creare, assorbire e controllare il plasma, che non è comunissimo a Bayonui. In questa immagine sono riassunte le sue capacità. Come afferma lui, però, non è mai stato abile ad utilizzare il suo elemento e ne è la prova i danni sulla sua Kanoi, una Kirill. La Kanoi Kirill permette all'utilizzatore di riparare i danni agli oggetti inorganici che può vedere. La quantità di danni che l'utilizzatore può riparare varia tra le versioni grande e nobile della maschera. Può rigenerare protostil e riparare i danni arrecati alle parti inorganiche di un bersaglio vivente, ma non i danni organici. Può essere usata per contrastare la Kanoi Jatlin. Come scopriamo in La Stele e l'Obelisco, a causa di un addestramento andato male, il suo elemento è schizzato sul suo volto, danneggiando la sua maschera. Fortunatamente, a parte i danni estetici, la Kanoi Kirill funziona perfettamente. Però la sua mente è stata danneggiata, in modo psicologico. Ora come ora Kauka ha paurissima ad utilizzare il plasma e... in generale ha davvero paura di ferire o danneggiare il prossimo. Durante il suo allenamento nella Guerra delle Camere, inizialmente Kauka è stato allenato da Axon, in quanto il bestione ha capacità curative, e dopo aver imparato le basi del combattimento, Toa Kauka è stato preso sotto l'ala protettrice di Aniga, che già quando era un Matoran lo studiava. Il grande essere, infatti, ha notato un grandissimo potenziale nel Toa. E pensò, se allenato bene,
potrebbe diventare un ottimo membro per le forze del bene e quindi un perfetto garante del concetto di ordine. Dall'altra parte, Kauka, fin dalla nascita, è sempre stato ammaliato da Niga, considerandolo il suo più grande punto di riferimento. Diventare un suo allievo diretto e quindi entrare a contatto con segreti inaccessibili per gli altri abitanti di Bayonui fu un gigantesco onore per lui. Kauka diventò un fedelissimo servo di Aniga, rivolgendosi a lui con estremo rispetto. E diciamo che Aniga ne approfittò un po'. Kauka, quando da Matoran divenne Toa, assunse nel suo corpo caratteristiche simili ad Aniga. Pure il mantello, che ricorda un po' la mantella indossata dal grande essere. Questo Toa del plasma ha un'innata propensione alla cura e alla riparazione, che divennero lo scopo della vita. A Kauka infatti non piace combattere, farebbe volentieri a meno di conflitti, schieramenti, ruoli. È disposto, anche se non dovrebbe, ad aiutare e curare qualsiasi Bionicle e non. È molto ligio alle regole e si sente in colpa se ne infrange una. Anche se di solito quando vede qualcuno in difficoltà tecnicamente infrange delle regole, quindi aiuta, quindi si sente bene perché è il suo scopo aiutare gli altri, è la scelta che ha fatto aiutare gli altri, però si sente anche in colpa perché no, non dovrei aiutare quel Makuta, che bella questa dualità. Comunque Kauka è altruista e si preoccupa sempre di chiunque sia in difficoltà. È anche timido, introverso e gentile. Se percepisce ostilità, si sente a disagio e cercherà un modo per mettersi al sicuro. Cioè proprio litigi, combattimenti, gli viene il panico e quindi deve per forza andarsene via. Segue però ciecamente Aniga. Qualunque suo ordine deve essere rispettato, anche se va contro i suoi principi. Durante la sua formazione, Kauka apprese moltissimo sulla cura e sulla struttura fisica dei diversi Bionicle e si tiene costantemente aggiornato. Può esercitare tutte le sue conoscenze e capacità col suo strumento Toa, la lancia plasmica. Oltre ad essere un'arma corpo a corpo, capace di canalizzare i suoi poteri del plasma, esercita anche, se attivato, il potere della maschera della cura, chiamata anche maschera della guarigione. Questa Akanoi permette a chi la usa di curare gli altri, ma non se stesso. Affinché la Akanoi funzioni, l'utilizzatore deve avere una conoscenza di base delle ferite o delle malattie che devono essere curate. La velocità della guarigione dipende dalla forza di volontà dell'utilizzatore e dalla condizione che deve essere curata. La versione nobile della maschera è paragonabile a un kit di pronto soccorso, fornisce solo un sollievo temporaneo alle ferite e non può curare completamente. Proprio come tutti i poteri curativi all'interno dell'universo Matoran, le maschere della guarigione non possono essere utilizzate per curare i nativi di Spherux Magna a causa delle differenze fisiologiche tra loro e gli abitanti dell'universo Matoran. Per questo Kauka ha dovuto studiare in modo approfondito le differenze fisiche per essere utile anche a Glatorian, Agori, Bionicle della generazione 2 e simili. Tutto questo è avvenuto soprattutto dopo il mitico evento chiamato La Liberazione, di cui ne saprete più avanti. La lancia plasmica è ispirata alle armi curative dei videogiochi, in particolar modo all'arma di Mercy di Overwatch. Per creare Kauka, infatti, mi sono ispirato a quel tipo di personaggi, i curatori, i medici. Inoltre, il suo nome in hawaiano sembra voler dire medico, ed è per questo che l'ho scelto. Altri piccoli particolari che strizzano l'occhio al suo essere un guaritore sono la punta della sua lancia e il suo elemento. Sulla lancia plasmica, infatti, c'è questo pezzo che, sì, sembrano fiamme per indicare il super caldo plasma, ma è anche una citazione al caduceo. Per il suo elemento, sentite qua,
Allora, è il plasma. E quindi, come c'è scritto in Bionicle Sector 01, gas ionizzato estremamente caldo. E non credo solo per il mondo Bionicle. Ma sappiamo anche che il termine plasma sta a indicare quella parte del sangue che può essere anche utilizzata per scopi medici. Quindi capite che tipo di collegamenti faccio quando creo i miei personaggi? Incredibile! Per tutte queste cose, ovviamente Kauka rappresenta le classi curative degli RPG. In modo specifico, gli ho assegnato il clerico. Kauka e Valik sono legati da una grande amicizia. Hanno avuto lo stesso allenatore durante la Guerra delle Camere. Entrambi conoscono segreti molto importanti e spesso li si può trovare a parlare di riparazioni e nuove nozioni scoperte. Segretamente, Kauka soffre molto del fatto che i Toa Kakuno siano frammentati e vorrebbe far qualcosa a riguardo, ma a causa del suo carattere si paralizza. Si è ripromesso dunque di dover aiutare qualunque membro del suo team se dovessero chiedergli aiuto. Bene, direi che con questo è tutto. Ora all'appello manca solo un Toa Kakuno da scoprire, ma ogni cosa a suo tempo. Per adesso, grazie e al prossimo video!